Beautiful Boy, Beware Nof, Ben-Hur LL, Bea di Dario, Brivio d'Or e Bellini Griff. Seconda per Big John LF, Ben-Hur Jet, Birbante DBL, Babbaido, Brunello Grimm, Barracuda Garra, Bagpipe NP e Boato Torro. L'allineamento che si va man mano completando. Beautiful Boy arriva adesso a rete, poi arretrato Bellini Griff, lo stesso fa Brivio d'Or. Al via, problemi per Borbone DVS, Beautiful Boy, sbaglia anche Babbaido, lottano per il comando, Beware Nof, Ben-Hur LL, più a largo Bea di Dario. In tre affrontano apparigliati la prima piegata, 13 e 9 il lancio, poi Ben-Hur insiste ed ottiene il via libera da Beware Nof. Nel frattempo è partito velocissimo dalla seconda fila Brunello Grimm, che riesce a sistemarsi terzo. 28 e 9 il quarto iniziale, con il mago d'amore di Amitrano a comandare il plotone. Brunello Grimm insofferente che muove a largo, 36 e 3 mezzo giro, si viaggia sul piede dell'1.12 e mezzo. Brunello Grimm a caccia di Ben-Hur LL. Seconda posizione alla corda per Beware Nof, che precede Big Lan, poi a largo Bea di Dario. Terza pariglia per Bellini Griff, si continua a gran ritmo, 58 e 7 di 800, Ben-Hur e Brunello Grimm a lottare. Beware Nof che fa fatica a tenerne il ritmo, poi Big Lan si fa notare, Big John LF che inizia la progressione in anticipo su Bellini Griff. Nel frattempo davanti hanno percorso il primo chilometro in 1.13 e 1 con Ben-Hur di dentro e Brunello Grimm a largo, Big John a larghe folate si fa notare. Tre quarti di miglio in 1.27.8, ancora un 14.7 che serve a Brunello Grimm a mettere pressione a Ben-Hur LL. Si fa notare anche Barracuda Garra adesso, retta d'arrivo, sono un po' lunghi tutti, ma Brunello ha ancora energie, va ad impegnare Ben-Hur LL, testa a testa, adesso sembra poter passare Brunello Grimm, si piega un po', appariglia all'avversario, gli mette un muso davanti, fa un numero Brunello Grimm, e lo stesso fa il suo interprete Crescenzo Maione, che vengono a giustiziare un eccellente Ben-Hur LL. Gran corsa, grosso spettacolo, spettacolo avvincente per tutti gli 800 conclusivi, ma anche nella prima parte sono andati veloci. Brunello Grimm fa un numero ed è il doppio per Giuseppe Citarella, che dopo la presentazione eccellente di Delfinus, in questo caso presenta un vero e proprio missile. Sul mio cronometro c'è 1,59 secchi, la media dovrebbe aggirarsi intorno all'1,14,4 per Brunello Grimm, il figlio di Owen CR, tornato a livello degli esordi, va a vincere una corsa strepitosa nei confronti dello stesso Ben-Hur LL.